Allora, il porcellum allo spiedo, così ha deciso la Corte Costituzionale, si pensava che questo voto slittasse chissà quando, poi probabilmente si sono un po' agitati perché hanno visto che insomma, dal Paese cominciava a salire un fremito di rabbia e anche più di un fremito, e allora hanno probabilmente deciso di non soprassedere. Quindi bocciato il porcellum per quanto riguarda il premio di maggioranza senza soglia, e poi le famose liste bloccate. È incostituzionale, inaccettabile che qualcun altro scelga dei nomi e noi ce li becchiamo, così come è successo nelle ultime due legislature, no? I famosi nominati. Allora, dottore Franceschi, diceva Venzo, non si basta con l'F24. No, no, ma è follia, perché purtroppo, lo sa benissimo, c'è quella che si chiama la clausola di salvaguardia, per cui nel momento in cui si attuasse per sbaglio una cosa del genere, attaccano immediatamente IRAP e accise, cioè un danno ancora più grosso. E questo purtroppo non è lo sciopero fiscale, mi sembra. Vecchi partiti. Beh, di qualche. Non è sciopero, è spostare scadenza, non è sciopero. Parte attenzione. La clausola di salvaguardia, purtroppo. Cioè, nessuno, anche perché come contribuenti sappiamo che abbiamo sempre fatto il nostro dovere, quindi lo spostare delle accise non si chiama sciopero fiscale. Ma lo slittamento comporta, per come è fatto il decreto legge che hanno approvato, che parte immediatamente, se non c'è la copertura, la clausola di salvaguardia. Infatti, quando i sindaci andranno giù e parleranno, uno dei problemi che gli diranno sarà quello che non hanno le coperture. Quindi anche spostando, comunque non ci sono le coperture. Quindi il rischio è che le aziende, no, perché, cioè, segui le aziende, quindi è quello il rischio, gli si alzi l'IRAP, e questo è un problema grossissimo, no? Allora, Stefano Grigoletto prima parlava, mi pareva che citasse Confindustria, gli industriali. Per riuscire a capire, a fare un discorso un po' più completo, si partono da tre dati. Chi apre un'impresa in Albania ha una fiscalità forfettaria al 10%, chi l'apre in India ce l'ha dell'8%. Noi abbiamo 810 miliardi di spesa corrente, la Germania ne ha 500 miliardi con 18 milioni di persone in più. Quindi noi la Germania la battiamo solo a calcio per adesso e basta. Questo è l'ambito. Cioè abbiamo 310 miliardi di spesa in più di un paese che c'è direttamente concorrente, o tramite l'euro, o tramite, voglio dire, la moneta forte, voglio dire, o comunque la sua imposizione nella stabilità finanziaria europea. Detto questo, il punto di partenza, purtroppo, è. Certo la stabilità, ma in nome della stabilità anche la Romania di Ceausescu era un paese stabile, anche l'ex Unione Sovietica era un paese stabile, però in nome della stabilità impoveriva tutti. Quindi la stabilità fine a se stessa non è un valore. È un valore se comunque dentro a questa stabilità c'è uno sviluppo economico interno. Lo decliniamo e facciamo un esempio. Ora, io non posso per ogni riforma dello Stato avere il comitato che è contro. Purtroppo mi dispiace per il Tribunale di Bassano, è uno dei 220 tribunali da chiudere. Inattivo. Piano. Inattivo. Piano. Okay. Qual è il motivo principale? Qual è il motivo principale per cui le aziende estere non vengono in Italia? È il Tribunale di Bassano? No, è la magistratura che ha dei tempi ciclopici sul contenzioso civile. Perfetto. Primo punto. Quindi io vorrei avere la manifestazione per la riforma della giustizia. Siamo il 127esimo paese dopo il Ghana. Questo è il primo punto per cui uno non viene a aprire un'azienda in Italia. Il secondo, è la pressione fiscale, che oggi con l'IVA al 22 siamo al 71% tra dirette e indirette. Possiamo competere? È come fare i 100 metri con una zavorra di 5 kg per piede. Andiamo ai comuni, giusto? I comuni non sono normalmente dei centri parassitari di spesa perché danno servizi. Io faccio il consigliere a Padova, so come funziona il mio. Allora, scusate, io ho titolo di chiedere lo 04 di IMU? Sì. Dopo che ho venduto le partecipate pubbliche. Adesso col trasporto pubblico abbiamo 3 milioni di euro di buco.
Ma pensa a te, e dove andiamo a ripiegarli? Con la fiscalità generale? Ah, però. Un'azienda come APS Holding che ha telerette dentro, fa cablaggio in fibra ottica, c'è da qualcosa col trasporto pubblico? No. All'Interporto c'entra qualcosa col trasporto pubblico? No. APS Advertising, che fa la pubblicità, c'entra qualcosa col trasporto pubblico? Però nel momento in cui, attraverso un referendum agganciato al nucleare, c'erano quattro quesiti con quattro sì, abbiamo bloccato tutta la vendita delle partecipate. Perché gli italiani, quando hanno l'occasione, non la sfruttano. Quindi si è bloccato tutto. Ha rifatto la legge il governo e ha mandato una delibera a tutti i sindaci d'Italia su cosa c'era da vendere e su cosa c'era da tenere. A Padova abbiamo venduto le autostrade, abbiamo ottenuto tutto quello che costa e quello che rende l'abbiamo venduto. Così è andata. Perché? Perché in tutte le partecipate in campagna elettorale cosa si fa? Se mi dai 200 voti metto Tizio, se mi dai 40 voti metto Caio, se dopo sì andiamo bene metto tua sorella nel consiglio di amministrazione. E perché? Funziona così. A me piacerebbe che la prossima campagna elettorale uno mi dice: ti do i voti, dimmi cosa mi vendi. Quando uno ha venduto tutto e non ha fatto una delibera di consiglio per dilatare gli assessori da 10 a 12 cambiandomi lo statuto del consiglio comunale. Quindi prima mi dai l'esempio, mi riduci gli assessori a 8, d'accordo, che ti costa anche politicamente, mi vendi un po' di robaccia che serve solamente per dare consensi, perché davanti ti chiedono le riforme e dietro ti chiedono e il contributo per l'associazione e mia moglie deve fare il concorso per vigile e questo e quell'altro e su e giù, tagliamoci chiaro, funziona così, anche il voto a preferenza. Quindi, siccome nei comuni si vota a preferenza e in regione anche, non mi pare che i centri di spesa siano diminuiti, no? O mi ricordo male io? Quindi, per riformare lo Stato bisogna dimagrirlo. Ognuno deve rinunciare a qualcosa. I comuni sotto i 5.000 abitanti vanno accorpati. Vanno accorpati. Le province vanno chiuse. Il Tribunale di Bassano, io chiuderei le prefetture che è dai tempi di Napoleone che ci sono a coprire le deleghe ai questori. Così si fanno le riforme, queste principali, perché queste sono quelle che pensiamo tutti, ma ogni tanto perché c'è il comitato X o il comitato Y non è politicamente corretto, ti costa inconsensi. Sì, la, però... la Germania le procedure le ha fatte, sai come? Con Schröder che non ha più vinto le elezioni. Quindi ha riformato lo Stato. Appunto. Ci ricordiamo la Lady di Ferro, scusami, in Inghilterra, che ha lasciato a casa 500.000 dipendenti pubblici, vogliamo arrivare a questo? No, dobbiamo arrivare a questo. Dobbiamo arrivare a questo. Dobbiamo avere degli statisti. Prima di arrivare dobbiamo a questo, avere degli oppure, statisti scusami, che oppure, pensino scusami, alle future oppure, generazioni. Oppure, scusami, mandiamo le regioni, a casa il politico che pensa al presente. Regioni, no, sono anche riforme costituzionali, perché non è giusto che le regioni a statuto speciale vadano in deroga ai contratti nazionali di lavoro. Quanti dipendenti ha la regione Sicilia? Con le province? Quanti forestali ha? 23.000? Se quante sono le foreste in Canada? In Canada ne ha 5.496 forestali, la regione Sicilia ne ha 23.000. Bisogna portarli tutti alla pensione dopo, attenzione, perché è un diritto. Ci sarà mai un sindacato. I sindacati sicuramente, che il i sindacati sicuramente vanno a difendere i tesserati, i, chiaramente quelli che sono bruciati a Prato, di cinesi, non ho visto un sindacalista che ha speso una parola. Giusto? Anche lì nessuno sapeva. Certo! Nessuno sapeva. Certo. Nessuno sapeva. E la magistratura dov'è là, scusami? Ma è tutto il sistema paese che non vuole mettere una marcia. Quindi le riforme principali, le riposte principali, o si va a dimagrire lo Stato, oppure, giustamente, non è che do un consiglio perché mi dispiace, ci sarà la delocalizzazione delle aziende con la mancanza di introiti per comuni, perché sai quanti sistemi di voto ci sono in Italia? Quartieri, comuni sopra sotto i 15.000 abitanti, province, regione, Camera dei Deputati, Senato, Europarlamento e consorzi di bonifica prima, seconda e terza fascia. No, ma dai, facciamo. Questi facciamo, sono i sistemi elettorali. Allora, facciamo replicare Venzo. Perché, allora, cosa importante, e condivido sul discorso che è da riformare la giustizia e che il problema del Tribunale di Bassano è marginale. Ma qual è il problema? Che se un tribunale inattivo viene accorpato a Vicenza e che invece di 2 anni dati alla mano ce ne mettiamo 6, ultima di 2 settimane fa una causa che avevo a fine novembre viene portata ad aprile, quindi già la macchina si sta inceppando, se sono la portiamo, se la portiamo, ho capito, ma allora siccome in questo momento qua le riforme non le fa nessuno, cerchiamo di tenere aperti quegli enti
che sono in attivo, di cominciare a tagliare i rami morti. Perché invece in questo paese tagliamo l'albero da sotto, che vada bene o che non vada bene, intanto l'albero l'abbiamo tagliato. Allora, benissimo. Siccome condivido molte delle cose che in questo momento ha detto, qual è il problema? Che ognuno in questo paese si deve prendere la propria responsabilità. Il politico non deve fare il politico e basta, ma lo statista deve cominciare a pensare che deve lasciare un qualcosa alle future generazioni e non deve pensare solamente al proprio presente, perché continuando a pensare alla propria carega, perché questo è il problema, stiamo svendendo il paese Italia. Lo stiamo svendendo a tutti quelli che ancora vengono qui a portarsi via le aziende, non a prendere e a mantenerle qua, perché se pensiamo all'Electrolux è un'altra fetta di Veneto che rischia di andarsene via. E allora cominciamo a domandarci perché la gente delocalizza a qualche centinaio di chilometri, perché non è che si vada in India o in Cina, no, si sta in Europa, perché si sta a investire in Europa. Fino quindi a quando all'interno... 28 paesi che non hanno una fiscalità comune, la situazione è questa. Ma ho capito, compreso le multinazionali che hanno la sede in Lussemburgo e vengono a fatturare qua. Allora io sto notando questo. Parliamo di Amazon. Parlo con il sindaco mi porta al problema al provinciale, quando parlo con la provincia mi porta al problema al regionale, in regione mi portano il problema al nazionale, quando si arriva al ministro ritorna la scaletta all'indietro, basta, cioè le scale mobili sono finite, proprie responsabilità, ognuno se le prenda. Allora, vediamo i lavoratori di La Meta, la Bassano del Grappa, e poi torniamo da Mirko Lorenzon e dal sindaco di Albignasco. Vediamo il servizio. Purtroppo ancora nessuna novità, stiamo aspettando ancora che l'azienda si faccia sentire, perché dall'incontro che c'è stato in regione in realtà non è uscito nulla. Il titolare che era presente non ha voluto prendere impegni su eventuali acconti di pagamento, assolutamente niente che fosse verbalizzato e formalizzato per iscritto. Continua il calvario dei lavoratori dell'ex Lametal di Oliero di Valstagna, in presidio permanente davanti all'azienda acquistata dal veronese gruppo Giona, da cui avanzano mesi di stipendio. Nulla di fatto, nessun contatto dei titolari dello stabilimento, che, lo ricordiamo, la scorsa settimana hanno incontrato in regione l'assessore Donazzan. Non intendono arrendersi. Continuiamo sicuramente con il gazebo, però, ripeto, bisogna anche prendere un'altra strada, perché questa non sta dando i frutti che speravamo potesse dare. Intanto al gazebo di Oliero continua la solidarietà della gente. Qui continua a passare molta gente che ci porta da mangiare, da bere e anche contributi economici. E solidarietà in arrivo anche da fuori Bassanese. La settimana scorsa è passato di qua un ragazzo, ha messo solo dentro la testa qua nel gazebo, ha detto: questa è da parte di gente di Cittadella, ma generico così. Ho anche provato a chiedere: ma chi dobbiamo ringraziare? Queste persone, gente di Cittadella. Quindi volevo ringraziare queste persone di Cittadella che ci hanno dato questo contributo notevole per noi e fanno un ringraziamento sincero da parte di tutti noi, di miei colleghi, insomma. Allora, domani sera avremo qui l'assessore al lavoro Elena Donazzane, quindi parleremo di Electrolux e di altre aziende in crisi. Voleva dire una cosa, sempre perché vedo qualche bandierina rossa lì, eccetera, no? Di sindacati e quant'altro. Allora, mi fa sempre piacere vedere come le persone, in quanto tale, aiutano le persone. I sindacati, invece, che sarebbero preposti a dare una mano, sono invece il sistema che scassina il sistema. Cito una cosa per far capire anche queste situazioni qui. Allora, poco tempo fa è uscito sul giornale un operaio di Venezia che è morto di un tumore, perché dopo 275 giorni di convalescenza, con l'ultimo accordo sindacale fatto in azienda, aveva una possibilità di licenziarlo. Cioè, questo qui si è fatto 275 giorni di chemio, non una aspirina. Nei 275 giorni, e questo è il clou della cosa, ha trovato anche il tempo di buttarsi dal ponte ad andare a salvare una persona che si stava suicidando e lo hanno licenziato. Sì, e poi è morto, no? Adesso è morto, sì, perché purtroppo la malattia ha avuto ecco, sì. Io adesso mi faccio la domanda: i sindacati dove stanno? Cosa hanno generato? Perché di queste situazioni qui, cioè, è scandaloso, cioè quella situazione che ho visto lì, secondo me non è stata neanche presa in considerazione, sono stati fatti degli accordi male.
Questo è interessante, si dice sempre non c'è rappresentanza dei veneti a Roma, i consiglieri regionali con quello che li paghiamo dovrebbero andare a Roma ogni settimana per orare la causa veneta. Lorenzo, mi faccio una domanda, secondo voi è serio un paese come l'Italia che chiede il pagamento anticipato delle tasse delle aziende un anno prima del 110%? È serio un paese, no, è serio un paese come l'Italia che i comuni approvano il bilancio di previsione 2013 a novembre 2013? Se fosse un'azienda sarebbe già fallita. Cioè, uno che fa il budget, no? Lo fa quasi a fine, quando si fanno gli equilibri di bilancio a novembre, per legge. Cioè, ma stiamo parlando di un paese che non è più serio, è fuori da ogni mondo, da ogni logica. Rispondo, questo qua è il concetto. È serio. Poi abbiamo dipendenti tipo il caso Electrolux, quell'azienda praticamente che è qua vicino a noi tra Conegliano e Sesegana, oltre 1500 persone, l'azienda porterà tutti in Polonia, altro paese della comunità europea, la Polonia, e noi come Italia paghiamo 8 miliardi all'anno all'Europa e loro queste persone le assumono in Polonia con gli sgravi fiscali perché hanno la possibilità, si prendono anche i soldi dell'Italia, cioè siamo su un paese proprio una repubblica delle banane, no, a dirlo, questa qua è la realtà, purtroppo questa è la realtà, io non ho mai visto. È normale che ogni sei lavoratori ci sia un dipendente pubblico? Allora, è normale? Uno ogni sei? Cioè, uno ogni sei? Ragazzi... sono ancora calati adesso, perché tra pensionamenti erano di più, erano quelli 5 milioni 5, prima. Allora, ci sono troppe cose anormali e si continua, ripeto, quello che dà fastidio è che si continua a mettere le mani in tasca e rubare ai soliti. I soliti sono le aziende, perché meno male sono lì, si va là. Le aziende non potranno mai essere competitivi finché abbiamo... la manodopera, il costo della manodopera, della tassazione fuori mercato rispetto agli altri paesi. Dove vogliamo andare? Dove? Allora, quando in altri paesi la manodopera costa metà, anche paesi europei, non in Cina, paesi europei, dove la tassazione non è del 68%, è del 25%, ma non a 300 km, a 60 km, perché un'azienda che è a Pordenone, 60 km è sia in Austria o va in Croazia o in Slovenia. Ancora allora, 20 minuti di macchina, 20 minuti di macchina. Allora salutiamo, scusa, lasciamo queste cose qua. Ma salutiamo. Guarda che un'industria con artigianato, se roba è qualificata, una vita. Ma non è saperlo, scusa. È cominciare a prendere in mano la situazione per evitare queste cose. È inutile che ne parliamo e basta. E dove prendere in mano ormai? Non resta più niente, cosa vuoi prendere in mano? Allora scusate, salutiamo Alberto Mazzoni. Scusate, Venzo, scusi un attimo. No, scusi un attimo. Salutiamo Alberto Mazzonetto, presidente dell'ATER di Venezia. Buonasera Mazzonetto. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, come sta andando l'ATER a Venezia? Che cosa, mi pare che ci siano delle iniziative per fare anche delle vendite con le aste. Ci racconti un attimo. Noi abbiamo da poco approvato il bilancio di previsione e stiamo cercando di dare attuazione al piano regionale casa, un piano importante che mette a disposizione risorse, in particolare ad esempio per acquistare alloggi invenduti sul mercato, per intervenire sulla manutenzione, che è il nostro obiettivo primario, per fare manutenzione adeguata sugli alloggi di nostra proprietà, e così per garantire anche un'adeguata e decorosa possibilità di vivere ai nostri inquilini, per garantire in qualche modo il diritto alla casa. E poi abbiamo una serie di progetti speciali fatti in particolare col Comune di Venezia e la Regione per particolari zone da recuperare, ad esempio le Vaschette a Marghera, che è una ex zona industriale che stiamo cercando di recuperare. Lì la Regione metterà a disposizione circa risorse per costruire circa 61 alloggi. Così. E poi, ad esempio, in zona Gazzera c'è il progetto di Via Mattuglie, dove sempre Comune, ATER e IVE stanno recuperando un'area, non è un intervento massivo, cercando di coniugare il rispetto dell'ambiente con una nuova tipologia abitativa. Questo a grandi linee, ma soprattutto come ATER siamo nel Comune di Venezia circa... abbiamo il 50% del nostro patrimonio nel Comune di Venezia, dove ci sono circa 2500 persone in lista d'attesa. E quindi c'è un'emergenza abitativa altissima e prevediamo, questa è la cosa più importante, nel giro di un anno o due, di portare un contributo tra alloggi restaurati e alloggi nuovi di circa 600 alloggi.
C'è quindi un grande sforzo grazie anche al piano, a questo nuovo piano regionale che mette a disposizione dopo tanti anni c'è un notevole numero di risorse. Senta, sul giornale si parla spesso dell'Atera, anche di tempeste, cambiamenti, terremoti, eccetera. Da quel che ho capito, lei quando ha iniziato il suo mandato è stato visto come un politico scomodo che guastava la festa ad altri, diciamo, che si trovavano in posizioni preminenti. È così? Che cosa è successo in sostanza? Cioè, tendenzialmente, diciamo, il mio approccio è stato un approccio così come era collegato al mio carattere via. Il mio problema è, ho cercato di giocare, soprattutto di fare le mie battaglie sulla trasparenza e sul cambio di rotta rispetto a certi modi di essere della pubblica amministrazione. Ho trovato difficoltà, però ho trovato riscontro, diciamo così, non so, dalla Corte dei Conti, che ha preso in considerazione le segnalazioni che ho fatto. Ho ritrovato dopo, diciamo, la sospensione, la revoca e il rientro, diciamo, in questa istituzione, ho ritrovato anche la fiducia dei nostri dipendenti. E così, dopo il mio rientro, ho ripreso a lavorare di buona lena e quindi si è creato anche, diciamo, un clima di fiducia tra Presidente, Consiglio di Amministrazione, l'azienda e le istituzioni che dialogano con noi. Cioè, quindi per me è stata un'esperienza positiva pur tra tante battaglie. Io dico, oggi nella pubblica amministrazione così si sente quella necessità di cambiamento che c'è nella politica e che c'è un po' dappertutto, cioè c'è la necessità di mettersi in discussione per portare quei cambiamenti così che sono necessari. E purtroppo però ci trova di fronte a quella che è l'idea che abbiamo noi delle cose e la difficoltà sovrumana di cambiarle, che è, diciamo, una costante della dinamica della vita dei nostri giorni. Cioè, si vorrebbe che le cose andassero in questo modo, però dopo è difficilissimo realizzare questo e ci si mette anche la pelle, per dire in qualche modo, perché uno deve avere il coraggio di mettersi in discussione, però non è sempre facile. Non c'è dubbio. Allora, vediamo ancora sulla Tares, poi torniamo da Alessio Morosin e da Massimiliano Barison. Vediamo sulla Tares, un servizio che viene da Padova. Tares tra le tasse più odiate, ovviamente, come voi ben sapete. Vediamo. La Tares va in pensione ancor prima di pesare sulle tasche dei cittadini. La temuta tassa non è mai entrata in vigore. I bollettini che i padovani stanno ricevendo in questi giorni, nonostante la dicitura, sono dei conguagli delle vecchie tasse. È il conguaglio che chiamano a conto Tares, degli acconti che abbiamo già pagato i primi tre bollettini, perché si paga quasi trimestralmente la tassa, no? Ed è ancora la vecchia Tia o vecchia Tarsu. In attesa di capire come si chiamerà la nuova tassa sui rifiuti, per essere sicuri di pagare il giusto basta avere delle piccole accortezze. Bisogna stare attenti, come al solito, a quello che sono i metri quadri che sono tassati, a quante persone si riferisce la tassa, punto e basta. Poi c'è stato un adeguamento qua a Padova, mi sembra, generalmente per tutte le aziende dei vari bacini, attorno al 2,5-3% rispetto agli anni scorsi. Tare o non tare, questo è il problema. Tra i cittadini c'è ancora tanta confusione. Non sapevo esattamente cosa mi sarebbe arrivato, che importo mi sarebbe arrivato, però fortunatamente io ho una casa piccolina e quindi l'importo non è molto alto e non incide moltissimo. Tares è come bisogna pagare e alla fine si paga anche di più di quello che si era preventivato. Si è arrivata alla tassa dei rifiuti, bella. Bella, importante, impegnativa. Senta Sindaco, io ogni tanto guardo il Sole 24 Ore, che è il più autorevole giornale economico finanziario, ma faccio veramente fatica, pur leggendo un giornale documentato e chiaro, a capire questo ginepraio del tasso. Ma un anziano che non può andare da un commercialista, insomma, che se la deve cavare da solo, una casa lì, come diavolo fanno? Cioè, come fanno? Come fanno? Pagano e basta, perché non capiscono cosa stanno pagando. Questo è quello che succede, perché ogni periodo arriva un bollettino da pagare e se uno si mette a guardare cosa c'è scritto dentro fa fatica a capirlo se non è un professionista che ne capisce qualcosa. Adesso anche la questione della Tares. Per esempio abbiamo l'accisa dei 30 centesimi a metro quadrato, che anche qua sono soldi che paga il cittadino
e paga direttamente a Roma, tra l'altro. I comuni avrebbero la possibilità di aumentarla fino ai 50 centesimi, noi non l'abbiamo aumentata, però comunque 30 centesimi a metro quadrato che adesso i cittadini, le imprese pagheranno, sono soldi che passano dal territorio e vengono prelevati e vanno direttamente allo Stato. Purtroppo abbiamo uno Stato che continua a spendere di più di quello che può permettersi. Questa è la verità, perché dal mio punto di vista viviamo in un paese che è impostato su un sistema che non è più attuale, che è un sistema del dopoguerra, quando in realtà il mondo è evoluto e le cose si sono trasformate in modo totale, e noi continuiamo a vivere con delle regole che sono fuori da ogni tempo. Questo fatto per il quale noi viviamo con delle regole che non sono di questi tempi, comporta tutta una serie di disfunzioni. Chi è che deve cambiare le regole? Le deve cambiare chi ha il compito, chi ha la figura, chi ha il ruolo per modificare queste regole. In realtà non le modifica per incapacità, e questo l'abbiamo capito tutti, e continuiamo ad andare avanti, a tirare avanti con pesi continui che il Paese non riesce più a sopportare. Queste cose però non è che sono nate oggi, non è che questo problema è di oggi, è un problema che c'è sempre stato, però non ci siamo mai accorti di questo problema, perché comunque l'economia tirava e quindi le famiglie e le imprese avevano la possibilità di lavorare. Adesso che si è all'interno di un mondo globalizzato, dove gli altri sono saliti di livello e quindi fanno concorrenza al nostro paese, noi non siamo più in grado di reggere questa competizione con dei pesi che ci tirano indietro. Io credo che se noi intervenissimo sulla diminuzione del cuneo fiscale, che in Italia è il 120% in busta paga rispetto al 60% della Germania, se noi riducessimo il costo dell'energia, in quanto in Italia è il 30% in più rispetto alla Germania e rispetto alla Francia, se noi sburocratizzassimo le regole che sono praticamente ogni giorno cambiano e creano ogni giorno problemi, se noi dessimo la possibilità alle imprese di accedere al credito e di pagarlo equamente, così come succede in tutti gli altri paesi, io penso che l'Italia ripartirebbe domani mattina, perché noi abbiamo delle imprese che fanno dei prodotti che sono straordinari. A me piange il cuore vedere aziende che chiudono con la capacità di produrre prodotti unici al mondo. Il problema è che non c'è un terreno fertile, è dovuto al fatto che noi viviamo nel 2000 con le regole del 1950. Una replica volevo fare al sindaco, cioè le cose sono cambiate col discorso prima di tutto dell'euro, ma l'entrata proprio nella comunità europea, perché finché prima l'Italia aveva proprio la moneta sovrana, la lira, poteva fare quello che voleva, non faceva parte del condominio Europa e quindi non doveva neanche rispettare i parametri, e metteva BOT e CCT a nastro per pagare il debito, e il buco l'ha fatto negli anni passati, negli anni 70, 80, 90, ha fatto quello che fa adesso. Ma noi continuiamo a vivere con le regole del 1950, finché c'era 2013. Questo sistema, nascondevano un po' tutto. Perché l'Italia andava avanti per conto suo, il discorso esportazioni, si svalutava la lira, voi lo sapete benissimo, l'Italia esportava dappertutto, oppure gli austriaci, i tedeschi venivano in ferie qui a Jesolo con 4 marche, insomma, e quindi portavano dentro valuta importante. Questo qua è un po' il concetto, bisogna anche ricordarlo, che praticamente l'euro ha avuto un peso determinante sull'economia e sui costi anche della vita. Perché i 1000 euro che erano i 2 milioni, con i 2 milioni di vecchi dire una volta, un operaio stava bene, adesso con 1000 euro fa fatica arrivare ai 15 del mese. Questo qua è un po' il concetto, sono aumentati proprio i costi, sono andati fuori per fuori. Quindi una certa responsabilità. No, l'euro però, qualcuno è andato a contrattare. Forse doveva venderlo a 1500 o 1400, è stato Prodi lei che ha sbagliato di fare la conversione forse. È logico che la Germania si è trovato in pareggio, ne ha guadagnato sul tuo discorso, quindi bisogna stare anche attenti e dire, cioè, se siamo in questa condizione, ci sono vari motivi, le aziende nostre vanno bene solo quelle che esportano, perché anche l'agricoltura, ricordiamo, sta andando bene, però ricordiamo che l'agricoltura sta andando bene solo il comparto della viticoltura, perché esporta, gli altri comparti non vanno, perché noi carne all'estero non la vendiamo e l'ortofrutta non la vendiamo all'estero, anzi la portiamo dentro, vendiamo il buon prosecco e vendiamo la viticoltura, cioè prodotti che vengono praticamente legati
ai vigneti, insomma, ai vini. Va bene quel settore e basta. Dove si esporta? Allora, i nostri politici non cambieranno mai, allora o facciamo una guerra o dobbiamo staccarci da questo marciume e avanti con l'indipendenza. Senta, avvocato, le faccio una domanda dopo la storica giornata di domenica scorsa, insomma, migliaia di veneti con i gonfaloni, il Leon, eccetera. Ma proviamo a delineare uno Stato, una Repubblica sovrana veneta, no? Per esempio, che governo, che sistema ci sarebbe? Anche, per esempio, la legge elettorale, no? Non ci sarebbe il Porcellum, immagino, no? Questa è una provocazione più che una domanda. Una l'ha bocciato la Corte Costituzionale, non vorrà mica che partiamo dai peccati peggiori. I peccati gravi di allora, dell'Italia. Allora, per esempio, chi governerebbe il Veneto e come verrebbe eletto democraticamente? Beh, diciamo che il sistema di riferimento, di partenza, deve essere la democrazia rappresentativa in modo abbastanza semplice e evidente, con un numero di parlamentari molto, molto ridotto. Potrebbe essere pari a quello di 60 consiglieri regionali attuali, quindi andrebbe bene. Grosso modo un rappresentante ogni 100.000 abitanti, quindi 50 andrebbero bene. Questo è un criterio di sufficiente rappresentatività, non è pletorico, non è insufficiente, è adeguato. Leggevo prima il Doge Morosini, quindi per carità, noi pensiamo a una Repubblica moderna, con istituzioni snelle, con poche leggi, con uno sfalcio totale di quella che è la burocrazia attuale. Io dico semplicemente, chi cerca di semplificare nelle mangrovie non ne viene fuori. Bisogna assolutamente partire da una visione rigorosamente semplificata, laddove i principi trovano quasi applicazione da soli. E non sto giocando con le parole, perché gli stati migliori sono quelli che hanno poche leggi, lo diceva già nell'antichità il saggio e Tacito in particolare, che tante leggi, tanta ingiustizia. Meno leggi ci sono, meglio è. Per esempio, nel mondo della burocrazia basterebbero due principi: la responsabilità e i risultati. Se uno non dimostra responsabilità, ci sono le leggi penali e lo mandi in galera. Se uno non dà i risultati, è incompetente, lo mandi a casa. Tutto il resto poi si attua nella prassi. Soprattutto nel Veneto siamo abituati a creare meccanismi virtuosi di prassi, e quello che è migliore, che metti in piedi il meccanismo più virtuoso, darà delle regole che debbono valere nella spontaneità. D'altronde il Veneto parte nella sua esperienza statuale della Serenissima, era più vicino alla realtà della common law britannica che del positivismo codicistico degli stati come quello italiano, e quindi del codice Napoleone, che in effetti l'abbiamo subito. Quindi una visione dello Stato diciamo molto snella, molto semplice, dove il cittadino è al centro. Quindi prima viene il cittadino, poi vengono ovviamente le norme, perché se succede il contrario come in Italia arriviamo alla Babele, arriviamo alla prevaricazione, arriviamo al fatto, come diceva bene il sindaco prima, lo cito nuovamente, non si rispettano più i principi generali. Abbiamo tante leggi e poco diritto. Uno mi chiedeva prima, dice, cosa intendi quando parli, dice, lo Stato senza diritto è praticamente una banda di briganti. Non è una mia frase, è di un grande filosofo, di un grande pensatore, che è Sant'Agostino, che diceva, se tu togli il diritto allo Stato, che cosa rimane se non una banda di briganti? In De Civitate Dei trovate questo e altro. Quindi noi vogliamo comunque, soprattutto, e ne siamo convinti, seriamente convinti, ci stiamo lavorando con degli esperti, soprattutto stranieri, ahimè, perché chi ha lavorato in Italia si è contaminato, e quindi i migliori suggeritori che abbiamo vengono da lontano, dall'America, vengono da altre parti del mondo nordico. Noi vorremmo soprattutto la democrazia diretta per quanto possibile. D'altronde è applicata virtuosamente, in modo vantaggioso, dalla vicina Svizzera, che è un esempio di federalismo molto pratico. Potremmo avere un Veneto 27 parlamentini, per esempio, sì, ma funziona, e poi non c'è spreco, non c'è neanche una legge come da noi, l'articolo 81 della Costituzione, che è bello chiaro, che dice non ci può essere nessuna legge di spesa se non c'è la copertura relativa. E però vediamo che vengono promulgate leggi ogni anno per 80-90 miliardi che non hanno copertura, perché se è vero, per esempio, che dal 2011 al 2013, negli ultimi 24 mesi, il debito pubblico è aumentato quasi 180 miliardi,
vuol dire quasi 8 miliardi al mese. È evidente che se toglie i 90 miliardi degli interessi sul debito pubblico, gli altri sono tutte leggi che, non hanno, che hanno avuto approvazione e promulgazione dal Presidente della Repubblica senza la copertura. Quindi siamo in palese violazione di un principio costituzionale che è dato dall'articolo 81, che dice questo. Ma poi c'è un sistema che non è in grado di autoriformarsi, ecco perché noi rispettiamo... abbiamo rispetto di quella che è la realtà storica, di quella che è la realtà culturale e ambientale dell'Italia, ma diciamo che questo Stato non ci appartiene più, non mi può governare un sistema fallito. Io non vado a comprare una merce, un'auto, un prodotto da un rivenditore fallito. Voglio, se è possibile, rivolgermi ad altro rivenditore. In questo caso, nel Veneto, con l'energia delle imprese, del mondo dell'artigianato, del commercio, della piccola impresa a cui accennavamo all'inizio, siamo in grado, se lo facciamo presto, perché fra un anno e mezzo, due anni direttore, del Veneto non ci sarà più nulla, avremo stracciato anche le ultime energie, non ci sarà più un tessuto socio-economico in grado di produrre un cambiamento, quindi o indipendenza rapida o sarà finita. Io vedo che ogni giorno di più, anche dall'osservatorio del mio lavoro, la situazione è disperata. Le faccio, cito un esempio e poi chiudo. Un mio cliente tornava dalla Slovenia l'altro giorno, si è fermato da un suo amico a Gorizia e parlavano del fatto che tutte le attività artigianali e commerciali stanno chiudendo, cioè, perché vanno di là. Dice, ma non basta, non basta. Dice, sai cos'è successo? Dice, tu vieni domani mattina dalle 10 a mezzogiorno e vedrai file di biciclette di signore che vanno a Nova Gorizia. Sai cosa vanno a fare? Vanno a comprare il pane. Il pane, perché il panettiere di qua ha chiuso. Altro che noi che andavamo a mangiare una volta il pesce con 10-15 mila lire quando avevamo 20 anni, si andava in Slovenia. Adesso siamo noi ad andare a comprare il pane in Slovenia. L'Italia, signori, è fallita. O ci prendiamo coscienza di questo dato di fatto, e non è una cosa gioiosa da dire, ma è una presa di coscienza, perché siamo realisti e non vogliamo essere beffati lungamente ancora da uno Stato che non è in grado di produrre risposte. Che vinca Renzi, ripeto, che vinca Grillo, che vincano gli altri, non hanno le carte da giocare, è finita, la cassa è vuota. L'ultima nota, mi diceva un signore, ma non l'ho verificata proprio oggi, che in un ufficio postale del Padovano un cassiere ha detto, signori fermi tutti, prima di non posso più pagare le pensioni se prima non ho incassato le bollette di chi deve pagare la luce. Cioè vuol dire che non hanno neanche il liquido. Ha detto, signori fermati, la fila di chi deve incassare le pensioni aspetta, perché devo attendere che mi arrivino i liquidi da chi deve pagare le bollette. Cioè, siamo Africa. Allegria. Allora, Stefano Grigoletto voleva rispondere a un SMS prima, mi pare che parlava di Forza Italia, perché... Sì, perché non sono state fatte queste cose durante il governo Berlusconi, quindi non volevo sottrarmi alla domanda. Il governo Berlusconi ha avuto alcune colpe, senz'altro. Una delle colpe principali è stata anche la coalizione. Togliamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, 59 parlamentari alla Lega no, ha detto di no. Togliamo le province, 59 parlamentari, ha detto questa no. Riformiamo la giustizia, 84 parlamentari di N, no. Cioè, un attimo, purtroppo è una repubblica parlamentare. Quindi uno dice, è colpa tua sulla coalizione, certo, però purtroppo la legge elettorale ti vincolava alla coalizione, altrimenti non ci saresti mai arrivato. Qualcosuccia si è provato a fare. Ho ricordato prima la legge Ronchi-Fitto Prestigiacomo per la vendita delle partecipate, annullata da un referendum, perché c'è anche il referendum abrogativo in Italia che ti permette di abrogare una legge dello Stato. A questo punto viene demandato a popolo, ragazzi, se sono stati votati i quattro sì, non c'è mica niente da fare. Quando abbiamo approvato alla riduzione del numero dei parlamentari, c'era un referendum consultivo, che essendo costituzionale non ha quorum, 5, 3 sì, due no, vincono i sì, quindi si sono perse delle occasioni e sono state delle leggi varate sempre dai governi Berlusconi, di questo bisogna prenderne atto. Dall'altra parte è sempre stata fatta uno ostruzionismo altranza, perché si va sulla persona come opposizione e non si vanno sui provvedimenti, ed è finita così. Questa è stata la storia. Cioè, ormai non si fa più opposizione, si fa ostruzionismo. Ostruzionismo significa essere contro tutto perché lo fa una persona. Riforma della scuola, 6 milioni in piazza, riforma dell'università dove prima c'era la possibilità di nominare i rettori dell'università a vita, abbiamo dato un termine fisso,
6 milioni di studenti in piazza con i megafoni, ce li ricordiamo? Articolo 18, è un disastro. Riforma della pubblica amministrazione con Brunetta, tutti i sindacati in piazza, ce li ricordiamo queste robe qua? È chiaro che poi non si fa questo, non si fa questo, non si fa questo, non si fa questo, la sommatoria sono 810 miliardi di spesa pubblica. Però aveva, questa è la sommatoria. Berlusconi aveva i numeri e bisogna anche dirle che la causa prima è stata Follini con l'UDC, primo governo Berlusconi, e secondo Di Fini con i FLI che è uscito. Altrimenti aveva i numeri blindati, poteva attenzione, fare quello che voleva. Perché l'unico numeri, i numeri sono blindati, Lega, siccome la Repubblica parlamentare, cioè, bisogna dire le robe come e stanno. I deputati sono 630 come sappiamo bene, i senatori 315 più 4. Però quella è la realtà. Più 5 senatori a vita adesso. E ecco. Berlusconi doveva andare a casa subito a settembre, che Monti non sarebbe neanche resistito, invece è rimasto questo là. Questo è il concetto. Piano, durante, è stato prima della tornata lento, elettorale, prima della tornata elettorale, come me lo ricordo perfettamente, ha detto a Monti: fai tu il candidato alla presidenza del Consiglio, io faccio il ministro. Napolitano ha messo Monti, no? Berlusconi. Io faccio il ministro delle finanze per unire i moderati. Si sono spaccati i moderati, è stata fatta la lista Monti. Ed è stata fatta. Beh, sì, è andata così. Monti è stato nominato senatore a vita da Napolitano, erano già d'accordo, è stato nominato lui capo del governo. Non ci siamo capiti. Siamo d'accordo. Sto dicendo un'altra cosa. Siamo d'accordo tutti che il paese affonda anche. Il Partito Democratico in coalizione con sé ha vinto di 238.000 voti, cioè il 29,03, e la coalizione di centrodestra ha preso il 29%. Gli italiani sono scelti, il Parlamento è legittimato. Perché quando? Comunque vanno rispettati i voti, però si sono spaccati con le liste, purtroppo con le liste separate i voti dei moderati, dovevano, perché l'Italia è moderata. Dovevano andare al voto, quando Fine è uscito doveva andare subito al voto, chiuso. Ah sì? E ormai subito. Con la crisi economica, perché Napolitano non possiamo andare al voto. Allora, l'altro giorno lei citava Calderoli nel suo discorso, che potete andare a vedere sulla rete, e citava i responsabili del Porcello, mi ha citato l'ex presidente Ciampi, Follini e Gianfranco Fini, che secondo Calderoli è stato quello che ha proprio voluto imporre le liste bloccate. Così diceva Calderoli in Parlamento. Vabbè, ho capito. Io cito quello che diceva Calderoli. Il premio di maggioranza l'ha voluto Berlusconi. Sì, esatto. Ha citato anche Berlusconi. Il proporzionale l'ha voluto Casini. E le liste bloccate le ha volute Fini. Le ha volute Fini. Così è andato il processo. Calderoli l'ha votato anche il PD, però. Calderoli era il ministro che ha messo la firma. Allora, scusate, volevo sentire il ministro ancora Alberto Mazzonetto, perché purtroppo è arrivato tardi, volevo che potesse... No, scusate. Scusate un attimo. Avevo l'8%, vuol dire che l'altro 90%... Allora, Mazzonetto, uno dei ritornelli... Scusi, Lorenzo, se no non si capisce più niente. Uno dei ritornelli delle puntate di Focus è: nelle case popolari vanno soprattutto gli extracomunitari. Sì, ci dica come vanno le cose. È una realtà di fatto, però noi sappiamo che le case popolari sono di proprietà regionale, di proprietà degli ATER, però l'assegnazione va gestita dai singoli comuni. E siamo noi che ci massacriamo, per dire, e ci autopuniamo, perché ogni comune stabilisce i criteri con cui assegnare gli alloggi. Ci sono certi alloggi, addirittura, come emerge anche da là, assegnati ad extracomunitari, perché certi comuni della nostra provincia danno dei punti in più per l'assegnazione dell'alloggio al cittadino extracomunitario. Per cui essere extracomunitario, per dire, nel comune di Venezia è un vantaggio, perché io ero in consiglio comunale quando è passata questo numero, ci sono 4 punti in più rispetto a quota pari, per dire, una coppia con 2 figli, italiano o straniero, il comune di Venezia, l'extracomunitario ha 4 punti in più. Cioè è a discrezione delle amministrazioni comunali, quindi un po' sono i sindaci e le maggioranze che ci siamo scelto. Però per cui non è che possiamo lamentarci poi. A parità di indigenza, diciamo, no? Sì. Appunto, una coppia con 2 figli, tutti e due con un tenore di vita bassissimo, sì. Magari tutti e due disoccupati, 4 punti in più extracomunitari, non è giusto nei confronti di quello, diciamo, c'è, però, di un cittadino italiano. Siamo in democrazia, accadono anche queste, chiamiamole così, tra virgolette, perversioni. Come è sempre la solita questione, noi stiamo parlando dei dettagli del territorio, sì. Ma io mi chiedo, ma come mai in Italia l'extracomunitario può venire
senza un lavoro, senza un minimo certo. di sostegno economico per poter vivere, mentre negli altri paesi vabbè. Europei questo non succede. Cioè, c'è Stati sempre, Uniti. Sì, noi gira e rigira, ci troviamo sempre a discutere di piccole cose quando in realtà i problemi derivano dal fatto che non c'è una legislazione che consideri queste problematiche. Proprio la settimana scorsa mi è capitato un residente extracomunitario che voleva andare a lavorare in Francia. E lui aveva anche ha una competenza per poter andare a lavorare in questo paese. La Francia non gli dà la possibilità di lavorare perché è extracomunitario. Cosa prevede la Francia? Prevede che l'azienda francese prima deve fare la selezione di personale in Francia, se non trova l'operatore francese fa la selezione nei paesi europei, se non trova nei paesi europei può prendere l'extracomunitario. Questo non può andare a lavorare in Francia, ma può rimanere in Italia senza lavoro. Beh, queste cose voglio dire che noi stiamo in qualche modo gestendo con toppe e controtoppe, derivano dal fatto che abbiamo una normativa che non funziona. Ma come possiamo affrontare una crisi economica con la legge sugli ammortizzatori sociali che è stata approvata nel 1968? Me lo dica lei, il 1968 può essere paragonato al 2013? Secondo me siamo in una situazione completamente diversa. Ma voi pensate che l'ammortizzatore sociale oggi viene percepito addirittura dall'extracomunitario che è a casa da lavoro e va a vivere in Tunisia, in Marocco, in altri paesi? Ha il conto corrente aperto in Italia, prende i soldi italiani e vive da un'altra parte, magari con un altro lavoro? Ma tutte queste cose qua, voglio dire, ma ci rendiamo conto che derivano dal fatto che manca un legislatore in grado di governare un paese con le regole del 2013? Questo è il problema. Tutti questi problemini qua che noi stiamo discutendo, noi non ne andiamo fuori. È paradigmatico di un'altra questione, cioè così per dire, i comuni decidono in autonomia, l'autonomia, cioè qui, quindi è colpa anche di questa politica malata, cioè noi gestiamo male la nostra autonomia e stabiliamo delle regole che sono perverse, nel senso, cioè tutti i cittadini sono uguali. Nel senso, cioè, per dire, anche un extracomunitario è persona e quindi è titolare di diritti, di dignità e di rispetto, questo come principio. Però nella logica delle precedenze dobbiamo stabilire anche dei criteri. Ma gli extracomunitari se quel comune, ecco, io non devo dire che sono, non possiamo dire che sono persone di serie B. E i soldi. Però se noi è stata citata la Francia e la Germania. La Francia e la Germania rispetto agli atti di criminalità degli extracomunitari usano regole e criteri che nel nostro ordinamento non si usano. E quindi è ancora un problema di regole che noi non vogliamo darci. Cioè, per cui se questo accade è colpa del nostro modo, del nostro approccio, io dico, scorretto ai problemi. Cioè, come politica abbiamo barato di fronte a questi, problemi. Per cui dobbiamo dire, è colpa mia, del mio partito, del tuo, del suo, se passano queste cose. Prima si parlava della questione europea. Europa... se non fossimo stati in Europa, se non fosse stato l'euro, però la Francia e la Germania riescono a imporre dazi per proteggere i loro prodotti e l'Italia in Europa non riesce a far rispettare la propria produzione, cioè non ha quell'atteggiamento che francesi, tedeschi e inglesi impongono per tutelare le loro aziende e quindi siamo sempre il fanalino di coda per tantissime circostanze, anche qua, diciamo, colpa nostra, colpa dei nostri partiti, colpa di questa politica in qualche modo in crisi, che si deve in qualche modo riformare e rivedere, così come il passaggio della legge elettorale. La Corte Costituzionale l'ha abolita, però, cioè, a mio avviso, nessuno dei partiti presenti in Parlamento la vuol cambiare. No, perché questa è la logica. Il ricorso è stato presentato, questo dobbiamo da, dircelo, perché vogliono ancora imporre le vecchie normali, regole. Certo, e quindi, diciamo, prima o poi dovremo rottamarci tutti come partiti in qualche modo, perché così non può andare prima avanti. Poi, come dice Morosin, qua esatto. se non si cambia certo. si muore. Esatto. Allora, no, penso... bisogna ricordare che fino a qualche anno fa le associazioni datoriali, come Unindustria e altri, chiedevano loro gli extracomunitari al Ministero del Lavoro con la tabella dei flussi, avevano bisogno di 200.000. Allora, ma hanno fatto anche delle richieste, mi ricordo io, abbastanza gonfiate, ne hanno richieste, insomma, perché forse erano anche la, cioè, l'operaio extracomunitario è anche quello più precario, accettava un po' di tutto.
No, diciamo che era quello che si adattava. Attenzione con i costi, perché forse non ci rendiamo conto che fino al 2000, anche 2005, non trovavamo mano d'opera, perché purtroppo l'italiano non si adatta a fare lavori manuali perché ritenuti di secondo grado. Quindi la cultura che finalmente sta venendo avanti, che è quella della produzione del manifatturiero Made in Italy, che è un'eccellenza, forse farà capire anche ai genitori che mandare un figlio alle scuole professionali è un valore aggiunto. Quindi attenzione, che questa cosa qua sugli extracomunitari siamo stati fortunati. Però ripeto, finché il Veneto in particolare sarà il Veneto dei campanili, ci siamo bocciati Nord-Est capitale della cultura esattamente una settimana fa, quindi anche lì l'ennesima risultato di un Veneto disunito, di un Veneto che pensa solamente ai, non so, agli orticelli. Ma avrebbe portato qualche vantaggio sta capitale della cultura o no? Ma sicuramente avrebbe portato un vantaggio di persone all'interno dell'Europa, perché bene o male ci sarebbe stato un transito anche di turismo. Quindi anche il vantaggio dice, ma Venezia è già una città della cultura. Ho capito, però Venezia, che è l'unica che ha il settore alberghiero, che parlavo l'altro giorno, cresce del 2-6%, capisco che dica non abbiamo bisogno, ma era il tessuto che si muoveva, perché era talmente allargato in molti comuni che creava sviluppo e occupazione. Quindi ci siamo silurati l'ennesima occasione. È un paese, come si diceva, da riformare. È da riformare, ma con, che è la cosa più importante, la responsabilità di ognuno di noi. Perché finché la deleghiamo a qualcun altro, colpa e responsabilità, è finita. Senta, oltre all'F-24 cos'altro avete, perché voi siete sul sentiero di guerra. C'è un'altra provocazione che stiamo facendo girare con alcuni imprenditori. Allora, se è vero che in questo momento paghiamo il 68,5%, quindi circa il 70% di tasse, noi diciamo alla macchina amministrativa, per mandare avanti praticamente tutto quello che è l'apparato statale, lasciamo il 40%. Il 15 lo rimettiamo in tasca ai dipendenti, dando valore aggiunto, possibilità di spendere e quindi di rilanciare l'economia. L'altro 15 lo ridiamo alle imprese che investono in impresa, quindi l'impresa che gli ritorna dei soldi lo investe, quindi macchinari, ricerca, sviluppo e personale. Questa è un'ennesima provocazione, sicuramente molti diranno ma come si fa? Ecco, i margini di manovra ci sono, perché quando la crisi morde in azienda si fanno i tagli veri. Si fa economia ovunque. Stiamo pensando come imprenditori di girare per la terza volta il foglio per recuperare i fogli di carta nelle risme, cioè ci stiamo inventando tutto quello che è possibile inventarci. È ora che qualcuno capisca che se vogliamo avere un futuro in questo paese dobbiamo avere imprese, altrimenti è finita. 40-15-15, musica per le orecchie di Morosin. Vedevo questa dipendente del Ministero della Giustizia che dice ma insomma sono stanca di sentire che non lavoriamo, io mi faccio un mazzo tanto, a fine giornata vedo solo numeri, il marcio. Guarda, è a Roma. Posso dirle che nel mondo della giustizia ci sono delle persone anche molto brave che lavorano tantissimo. E purtroppo il sistema giustizia che non funziona. Prima si citava una classifica, l'Italia è al 158esimo posto su 170 stati monitorati ed è dopo il Benin e il Burkina Faso, ma tra l'altro recentemente ne hanno monitorati altri due e sono passati davanti all'Italia. Questa è la situazione. Purtroppo è il meccanismo che non funziona, cioè abbiamo leggi che sono impossibili da applicare. Io non mi stanco mai di ricordare che quando ho iniziato la professione 32 anni fa c'era la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, c'erano 3-4 all'anno, adesso ne abbiamo 3-4 alla settimana, vuol dire che non c'è più nessuna possibilità di dare certezza di risposta con le pronunce giudiziali. Tant'è vero che molti evitano, per esempio nel campo penale, di fare anche le denunce, tanto se va bene comincia dopo 4-5 anni, quando non va direttamente in prescrizione. È un meccanismo che va ripensato completamente. Ci sono anche là dei magistrati bravi, alcuni ce ne sono di bravi, però è un meccanismo che non funziona. La Corte d'Appello di Venezia ha nel civile ancora rinvia il 2017, nonostante che abbiano creato delle sezioni ad hoc per smaltire l'arretrato. Se lei vede la lettera che ho ricevuto stamattina dal mio Consiglio dell'Ordine, che è la copia mandata dal giudice di pace
responsabile della struttura di Venezia, la nuova struttura in Riva di Biasio, dove praticamente scrive al Ministero: ci avete messo a fare udienza in una stanza dove ci stanno 10 sedie e ci sono 50 persone, la gente in piedi, il primo giorno ha piovuto e c'era l'acqua che cadeva davanti in un palazzo appena restaurato. Questa è la situazione. Alla Corte d'Appello c'è un palazzo dove ogni tanto gli impiegati dell'ultimo piano, quello del sottotetto, si trovano l'acqua davanti alla scrivania. E il comune è chiamato a intervenire, dice che non ha mezzi. Se fosse un'azienda privata la chiuderebbero in 2 ore, però siccome è la Corte d'Appello di Venezia, evidentemente là si palleggiano le responsabilità, magari qualcuno pensa di andare in pensione e poi sarà già quell'altro, intanto si fanno rapporti. La giustizia è questa, è una finzione, il cittadino non è tutelato, questo è il punto. Nei pensi gli stati più progrediti, penso agli Stati Uniti, in 3, 4, 6 mesi hanno il giudizio di primo grado, entro i 9 mesi hanno già il secondo grado ed è finita. Questa è la situazione. Uno Stato civile deve risolvere in via definitiva un contenzioso entro il termine di un anno massimo. Dopo un anno, la sentenza che mi arriva dopo 10 anni, vincere o perdere la causa non ha più senso, perché magari se era un'azienda che aveva bisogno di soldi è fallita. Io sto recuperando dei soldi in una causa vinta contro lo Stato, abbiamo pignorato dei fondi che sono vincolati per i centri di identificazione ed espulsione. È l'imprenditore che deve pagare i suoi operai, i suoi lavoratori con quei soldi. Cosa aspetta? C'è una follia, lo Stato che non esegue le sentenze di condanna che riceve lui. E capisce che... io la vedo quando sento le brave persone che stasera hanno con me accompagnato questa discussione, perché ho sentito tutte persone motivate e anche competenti, mi ha dato molta gioia. Però mi pareva un po', senza offendere nessuno, i caponi di Renzo che litigano tra di loro sperando di non arrivare alla pentola. Invece ci andiamo tutti alla pentola, l'Italia è il pentolone che sta bruciando tutto, basta questa Italia, è finita, io la amo ma non mi appartiene, non la voglio più, non voglio morire in questa situazione, bisogna vivere. Bisogna avere una possibilità di cambiamento. Qui il cambiamento non c'è da nessuna parte, voi lo prendiate, viva Dio. Prendiamo coscienza di questo, direttore. O indipendenza veneta o morte italiana. Io voglio vivere. Allora 23.02, scusate, dobbiamo chiudere qui. Insomma, una buona notizia, oggi l'abbiamo data, il porcellum allo spiedo, bocciata questa legge elettorale, quindi fine dei nominati. E speriamo che appunto ci sia una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Grazie a tutti davvero, grazie ai nostri ospiti. Poi tra l'altro c'è la riforma alle viste, una sola Camera, il Senato delle Regioni, abbattimento dei costi, speriamo che ci si riesca, no? Quello è l'obiettivo fondamentale. Arrivederci, buonanotte, ci vediamo domani sera con Mirella Tuzzato e i Veneti schiacciati dalla crisi. Buonanotte.